Europa domani va alla verifica del voto in Grecia. Favorito nei sondaggi resta il leader di Syriza, Alexis Tsipras, che avverte: non rispetteremo i patti dei governi precedenti con la Troica, perché l'austerità non è prevista nei trattati dell'Unione. Il ministro tedesco Schäuble gli ha subito replicato: se Atene non rispetta i patti, ha detto, resta fuori dal programma BCE. E secondo Confindustria, appunto, il programma della BCE, cioè il quantitative easing annunciato giovedì, porterà una crescita del PIL dell'1,8% entro il 2016 e un risparmio di 3,2 miliardi sugli interessi per le imprese. Mario Draghi però ha avvertito tutti i governi europei: ora dovete raddoppiare gli sforzi per attuare le riforme, ha spiegato il Presidente, solo così potrete arrivare alla crescita e superare gli indebitamenti. Renzi frena le tensioni, cerca di ricompattare il PD per il Quirinale. In nome dell'unità il Premier potrebbe puntare sull'ex segretario Veltroni o sull'ex leader dell'Ulivo Prodi. Il partito è unito, lavoriamo per una proposta condivisa, è la risposta all'ipotesi di un fronte anti-Nazareno che è stato lanciato invece dal dissidente Pippo Civati e da Nichi Vendola, è aperta peraltro anche ai 5 Stelle, anche se i grillini continuano a dire che vogliono vedere la rosa di nomi di Renzi. Gli sbarchi degli extracomunitari provenienti dalle coste libiche sono controllati da cellule del sedicente terrorismo islamico. L'allarme al governo italiano arriva dalla Libia. Il permesso di soggiorno a chi rivelerà informazioni utili è una delle misure del decreto antiterrorismo, che però non è ancora stato presentato. L'ostacolo da superare sembra sia quello dell'immunità agli 007. Senza quattro difensori e con molti primavera in panchina, il Milan questa sera a Roma sfida nello scontro diretto la Lazio. Vietato perdere per Inzaghi, che punta tutto sul tridente Cerci, Bonaventura, Menes. Il tecnico laziale Pioli avverte: per battere il Milan dovremmo essere concreti e costanti per 90 minuti. Nel pomeriggio poi Cagliari-Sassuolo. Buongiorno a tutti, bentrovati. Dunque, oramai è partito davvero il conto alla rovescia per il voto che ci sarà domani in Grecia, con cui i greci dovranno rinnovare il Parlamento. Un voto importante perché avrà sicuramente riflessi e condizionamenti anche su tutti gli altri paesi dell'Unione. Naturalmente oggi è teoricamente il giorno di silenzio elettorale, ma già ieri il leader di Syriza, che oramai è avanti a tutti nei sondaggi, Tsipras, e continua a guadagnare, secondo gli ultimi dati, punti in più. Dicevo, già ieri è stato molto chiaro, ha detto che se dovesse vincere non verranno rispettati i patti con l'Unione Europea per quel che riguarda l'austerità, perché non c'è scritto appunto da nessuna parte che bisogna seguire l'austerity. E naturalmente questo ha scatenato immediata la reazione del ministro delle Finanze Schäuble, ha detto: se la Grecia non rispetterà i patti e fuori appunto dal programma annunciato giovedì dalla BCE. A meno di 24 ore dal voto che mette paura all'Europa, ognuno dice la sua. Per primo Alexis Tsipras, l'uomo accreditato della vittoria, che in una conferenza stampa mette i suoi paletti. Syriza ha spiegato chiaramente: non rispetterà gli accordi firmati dal precedente governo. Il distinguo è sottile e di sicuro non piace ai rigoristi del nord. Un conto sono gli obblighi scritti nei trattati europei, immutabili per chiunque vada al governo. Un conto è l'austerità imposta dalla Troica, BCE, Commissione Europea e Fondo Monetario Internazionale, che non proviene da un'istituzione europea. Dunque Syriza rivendica tutto il diritto di poter rinegoziare. Il punto controverso è il quantitative easing. Perché la BCE possa comprare i titoli greci, il Fondo Monetario deve dare l'avallo, altrimenti sono spazzatura. Le riforme che Tsipras ha annunciato non vanno nel segno dell'austerity chiesta dalla Troica. Per primo il taglio del debito, poi il pacchetto di leggi interne per uscire dall'emergenza umanitaria, l'abolizione dell'imposta sulla prima casa, lo stop agli sfratti, le bollette elettriche gratuite per le famiglie più povere, la reintroduzione della no tax area per i redditi sotto i 12.000 euro all'anno. Niente tassazione dei depositi bancari, anche quelli dei più ricchi, perché la prima urgenza greca è la solidità delle banche. Negli ultimi giorni Eurobank e Alpha Bank hanno chiesto un finanziamento di emergenza alla BCE, proprio per l'emorragia di chi teme l'uscita dall'euro e il caos bancario.
Francoforte è pronta a concederli, ma solo per 2 settimane, dopodiché i prestiti futuri andranno negoziati con un governo affidabile e pronto a continuare la via delle riforme. Stesse parole pronunciate da Davos dal ministro delle finanze tedesco Schäuble: la Grecia non può fare parte del programma di quantitative easing a meno che non resti all'interno del piano di riforme concordato. Come dire, o così o fuori dall'euro, ma non spetta la Germania a decidere. Ricorda lo stesso Tsipras, che chiede agli elettori la maggioranza assoluta, un mandato chiaro e forte che rappresenti l'intero paese per negoziare con autorità. I numeri al momento non sembrano confortarlo, vincerà ma non con la maggioranza assoluta. Più facile che domani notte la Grecia e Tsipras in particolare si trovino a dover discutere della formazione di un governo con forze politiche che non abbracciano le stesse prospettive, i comunisti, forse i più vicini, Topotami, o addirittura i socialisti del PASOK, partito che fino ad oggi si è spartito il potere con la destra di Nea Democrazia, partito che ha negoziato ed implementato i memorandum della Troika. Dunque, anche dopo il varo del quantitative easing da parte della BCE continuano le perplessità su questo programma, soprattutto da parte dei paesi del nord Europa, in particolare della Germania. E proprio per rispondere alle critiche del numero uno della Bundesbank tedesca, Weidmann, Draghi è tornato sulla questione. Ha detto che dopo il programma varato della BCE i governi di tutta Europa dovranno ulteriormente accelerare il loro processo di riforme proprio per riuscire a diminuire il loro debito. Non solo, questo scontro tra Weidmann non è soltanto con il governatore della BCE Mario Draghi, ma anche in qualche modo con il governatore della Banca d'Italia Visco. Sentite. È un dialogo tra sordi quello tra il governatore della Bundesbank, Weidmann, e il numero uno di Banca Italia, Visco. L'oggetto del discutere è il massiccio programma di acquisto di titoli di Stato lanciato da Draghi giovedì scorso. Un dialogo tra sordi perché le divergenze sul giudizio di questo programma in gergo finanziario, quantitative easing, partono da presupposti diversi. Weidmann ritiene che comprare a man bassa bond governativi, col pretesto che bisogna combattere la deflazione, sia un azzardo morale, espressione che in soldoni significa i paesi più inguaiati, Grecia, Spagna, Francia e anche noi, riusciranno comunque a vendere i loro buoni del tesoro e questo allenterà la pressione perché facciano le riforme necessarie a ripulire i bilanci e a rilanciare la competitività. In più, ha detto alla Bild, le banche nazionali diventeranno i maggiori creditori degli stati, per questo valuto questa decisione con scetticismo. Visco l'ha ripetuto stamani dalle colonne della stampa, la pensa al contrario. Il clima economico di minore incertezza che deriverà dal piano di Draghi porrà le basi per rendere meno costosa la realizzazione delle riforme nei singoli stati, attualmente frenate dalle condizioni cicliche avverse. Berlino e Roma, latitudini diverse, approcci diversi. Prova ad avvicinare le due posizioni Mario Draghi, intervistato da un settimanale tedesco. I governi dei paesi dell'Eurozona devono raddoppiare gli sforzi per creare una genuina unione economica. Se a sua volta, dice, l'unione economica obbliga i governi a fare le riforme, questo rende credibile il fatto che i paesi membri possano davvero, attraverso la crescita, superare i loro indebitamenti. Al contrario, quando la mancanza di riforme porta a divergenze durature all'interno dell'unione monetaria, si arriva allo spettro dell'uscita di un paese e di questo alla fine soffrono tutti i paesi membri. In attesa della genuina unione economica, economisti e imprenditori cercano di calcolare i benefici immediati del quantitative easing. Per Confindustria, la manovra di Draghi alzerà il PIL italiano dello 0,8% quest'anno e di un punto il prossimo, grazie all'indebolimento dell'euro che faciliterà le esportazioni e alla diminuzione dei tassi sui titoli che, per il costo del denaro necessario a finanziare le imprese, significherà per queste un risparmio di 3 miliardi e 200 milioni entro l'anno. E proprio su questi scontri in merito al programma della BCE è intervenuto anche Gurria, il segretario generale dell'OCSE, che ha detto che non c'è acquisto di titoli di Stato che tenga. La pressione sui paesi per fare riforme è legato alla volontà dei leadership dei vari paesi, di una leadership illuminata, ispirata, e secondo Gurria Renzi è un inspired leader, cioè appunto un leader ispirato che dunque porterà avanti le riforme. Quel che è certo è che il dibattito all'interno del governo Renzi è molto, molto forte e molto acceso per le riforme, in particolare diciamo superato lo scoglio della riforma elettorale, adesso si guarda alla nomina del nuovo Presidente della Repubblica e nonostante sia di fatto nata
una nuova maggioranza parlamentare, anche una sorta di nuovo partito, quello che qualcuno ha ribattezzato il partito del Nazareno, cioè formato da una parte del PD e dai voti di Forza Italia. Questa è un'ipotesi e un disegno che Renzi respinge con forza, e ieri alla segreteria allargata del suo partito del PD ha mandato segnali distensivi, cercando, mantenendo appunto l'impegno di aumentare l'unità del partito, tanto che ha detto di essere disposto a trovare appunto un'intesa allargata anche agli ex leader democratici, proprio per il nome del nuovo inquilino del Colle. Archiviato il vertice di Firenze con Angela Merkel, Matteo Renzi è ora concentratissimo sul voto per il Quirinale. La roadmap è fissata. Lunedì incontrerà separatamente i gruppi di Camera e Senato del PD. Martedì incontrerà in una sorta di consultazioni quirinalizie tutti gli altri partiti. All'appello per ora mancano i 5 Stelle, che non hanno ancora risposto. Mentre giovedì mattina, a poche ore dal primo voto per il nuovo capo dello Stato, previsto per le 15, concluderà le consultazioni con i grandi elettori democratici. Sarà dunque il suo partito a dire la prima e l'ultima parola sulla scelta del nuovo inquilino del Colle. Una partita delicatissima che il Premier ha intenzione di giocare insieme a tutto il suo partito. Niente rose di nomi quindi, ma un unico candidato condiviso da tutto il PD. Un nome che Renzi indicherà solo giovedì mattina e soprattutto da votare alla quarta votazione, quando il quorum si abbasserà alla maggioranza assoluta di 505 voti. Un modo per sminare il campo da eventuali impallinamenti da parte di franchi tiratori. Ma cercare l'unità interna al PD, come ha auspicato il vice segretario Guerini, non sarà facile, nonostante i segnali di pacificazione che arrivano da Pierluigi Bersani. A mettere i bastoni fra le ruote c'è soprattutto il fronte antipatto del Nazareno, guidato da Pippo Civati. Candidiamo un nome NN, non Nazareno, è la proposta lanciata ieri dall'esponente dei ribelli Dem, insieme al leader di SEL Nicky Vendola, che in questi giorni a Milano prova a saldare un asse alternativo di sinistra. L'obiettivo di Civati e Vendola è di attirare dalla loro parte anche i grillini, che respingono la proposta al mittente. Nessun accordo con loro, sono tutte bande, dice Luigi Di Maio, che ribadisce la richiesta a Renzi di una rosa di nomi su cui far esprimere la rete. Ma SEL non demorde. Tutti quelli che nel tempo hanno criticato le politiche del governo dovrebbero unirsi, insiste il coordinatore nazionale Nicola Fratoianni. Al Nazareno invece si ostenta sicurezza, non si temono spaccature. Oggi sul tema interviene anche Susanna Camusso. Penso che di formazioni piccole ne abbiamo già troppe, afferma il leader della CGIL. Il PD rappresenta in Italia un grande partito di centrosinistra. Non basta un volto a creare una nuova formazione. Se il centro-sinistra è diviso, sul fronte Berlusconi invece l'asse tiene, sebbene la scelta del candidato non segua un percorso privilegiato. Renzi incontrerà martedì il leader di Forza Italia. Ieri sera invece ha visto Angelino Alfano, che dopo aver ritrovato l'intesa con l'ex cavaliere per un candidato condiviso, ha rassicurato il Premier. Sarebbe arrogante e velleitario dire no ad un candidato del PD, ha detto il leader del nuovo centrodestra. Insomma, dopo questo tentativo di tornare a un'unità del Partito Democratico da parte di Renzi, sono in qualche modo tornati in auge i nomi anche dei vecchi leader del passato, vecchi naturalmente storicamente leader del passato del Partito Democratico. Primo fra tutti Walter Veltroni, ma ancora siamo al di là da venire, perché insomma la corsa al Quirinale è ancora lunga. 5 al voto, un soffio in termini di tempo, abbastanza in termini politici per disegnare accordi e strategie. Il borsino del Toto Quirinale dice oggi che le quotazioni di Giuliano Amato sono in discesa, i sondaggi segnalano come quella sia la scelta più impopolare, mentre tra i nomi in ascesa spunta quello del neo ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Nel frattempo il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, ha gettato la spugna. Sto bene dove sto, ha detto ieri, e lo stesso ha fatto l'ex ministro Antonio Martino. Se fossi eletto mi dimetterei subito. Ma soprattutto oggi è la giornata degli ex segretari, perché Matteo Renzi, forse impressionato dall'entità della fronda dei dissidenti democratici, avrebbe deciso che la strada maestra è una, quella della ricucitura. Recuperare la minoranza, quella che ha bocciato l'emendamento Finocchiaro sulla legge elettorale, mossa letta come un evidente segnale politico. E allora, se il nome di Anna Finocchiaro scende al minimo, quello degli ex segretari guadagna posizioni. Walter Veltroni, prima di tutto, nome ben conosciuto e apprezzato dalle parti di Arcore e, come risulta da un sondaggio di ieri su 8
8,5, il più amato insieme a Romano Prodi dagli elettori del Partito Democratico per la corsa al Colle. E Pierluigi Bersani, anche lui ex segretario. Bersani per il momento figura più come tessitore della strategia politica che come candidato. Renzi giovedì potrà aprirgli la porta principale offrendogli un nome potabile oppure sbattergliela in faccia quella porta puntando al patto con Berlusconi alla quarta votazione. La quarta votazione è quello il faro di Matteo Renzi, dare all'Italia un presidente nella prima conta a maggioranza semplice. Attorno a questi scenari ruotano tutti gli altri nomi, dal ministro Piercarlo Padoan in ascesa al giudice costituzionale Sergio Mattarella in discesa, dal sottosegretario Graziano Del Rio stabile al ministro Dario Franceschini, oggi meglio di ieri ma non in poll, fino a Pier Ferdinando Casini, oggi peggio di ieri. E poi c'è il nome coperto, quello che potrebbe diventare l'asso nella manica, Francesco Rutelli, fuori dal giro da anni, ex sindaco di Roma, per certi versi padre spirituale dell'attuale premier, ben visto dal Vaticano, in grado di mettere d'accordo centrodestra e centrosinistra. Ma sono in tanti a giurare che tra 5 giorni il primo candidato sarà la scheda bianca, avanti così per 3 votazioni, tanto per non rischiare. Organizzazioni mafiose e terrorismo islamico sono le due minacce importanti che pendono sopra l'inizio dell'Expo che comincia tra circa 100 giorni, Expo 2015 a Milano. Una denuncia molto forte che è stata fatta oggi dal Presidente della Corte d'Appello di Milano, Canzio, all'apertura dell'anno giudiziario. Canzio sostanzialmente ha lanciato l'allarme dicendo che le organizzazioni mafiose, la mafia, non si è soltanto infiltrata al nord, ma l'ha decisamente occupato. Si apre con una polemica a distanza tra Milano e Palermo sul processo trattativa Stato-mafia la giornata dell'inaugurazione dell'anno giudiziario delle corti d'appello. Da Milano il presidente Giovanni Canzio scrive nella relazione annuale che l'audizione di Giorgio Napolitano si poteva evitare. Questa dura prova si poteva risparmiare al capo dello Stato, alla magistratura stessa e alla Repubblica Italiana. Ma durante il suo intervento in Aula Magna non legge questa frase che tuttavia arriva a Palermo. Preferisco non commentare, dice il PM Nino Di Matteo, titolare del processo, che non era presente alla cerimonia dove il presidente reggente Ivan Marin di Napolitano dice ha difeso la magistratura e lancia il preoccupante allarme per la sicurezza dei magistrati che si occupano di criminalità organizzata. Le infiltrazioni mafiose nella politica e nel settore pubblico, la corruzione sempre più dilagante, la mancanza di personale amministrativo, il protagonismo dei pubblici ministeri che rischia il cortocircuito nei casi mediaticamente più seguiti. Questi gli argomenti toccati praticamente da tutti i presidenti delle corti d'appello. Canzio da Milano parla di sconcerto da parte dell'opinione pubblica dopo le decisioni di proscioglimento nei processi Cucchi, Berlusconi, Eternit, il sisma dell'Aquila. La credibilità complessiva del sistema è stata messa in discussione per il solo fatto che le decisioni apparivano impopolari, senza che si avviasse, come pure sarebbe stata necessaria, una riflessione sulla complessità dei fatti e delle prove, sui principi del diritto penale di fattispecie, sulle regole di garanzia del processo, sulla funzione di controllo delle impugnazioni. Un'attenzione richiamata da più parti verso il terrorismo fondamentalista, ma un no deciso alla procura antiterrorismo arriva dal procuratore generale di Torino, Maddalena. In occasione dell'Expo da Milano viene ricordato l'arrivo di 28 magistrati per i mesi delicati dell'esposizione internazionale in un nord Italia ormai occupato dalla mafia, dice Canzio. Dunque il terrorismo islamico è sicuramente una delle priorità per quanto riguarda la sicurezza in Italia. Siamo ancora in attesa che il Consiglio dei Ministri vari le nuove norme proprio per combattere questo fenomeno, in particolare i foreign fighters. Il ministro degli Esteri Gentiloni oggi è tornato sulla polemica che vede in qualche modo correlato il rischio di infiltrazioni del terrorismo all'interno dei flussi di migrazione nel nostro paese, ribadendo che certamente non arrivano con i barconi i possibili terroristi islamici. Però c'è un però, perché il presidente dell'Assemblea Costituente invece in Libia lancia un allarme fortissimo. A suo avviso gli sbarchi di clandestini organizzati in Libia sarebbero proprio etero diretti dai sedicenti guerriglieri dell'ISIS.
Il controllo dell'ISIS su parte delle coste libiche ha conseguenze dirette sull'ondata migratoria che dal Nord Africa sbarca a Lampedusa, sulle coste siciliane e a Malta. Lo dice al Corriere della Sera Ali Tarouni, presidente dell'Assemblea Costituente della Libia. I terroristi islamici controllerebbero i porti vicino Tripoli, da cui partono i barconi dei migranti. Una notizia che la fonte del quotidiano ritiene certa e che riapre polemiche italiane. Solo pochi giorni fa il ministro degli esteri Gentiloni aveva lanciato l'allarme. Qualche terrorista potrebbe arrivare con i profughi. Dopo la smentita del ministro degli interni Alfano, il parziale passo indietro del titolare della Farnesina. È un'idiozia confondere terrorismo e migrazione. Non ha senso sostenere che tra i migranti si annidino miliziani armati di Kalashnikov, il che non esclude che al momento non ci siano rischi su cui vigilano la nostra intelligence e gli apparati di sicurezza. Il governo è consapevole del rischio, aveva aggiunto il ministro, e l'impegno italiano contro l'ISIS è adeguato. Contro la minaccia jihadista sono al vaglio nuove misure, tra queste anche la concessione del permesso di soggiorno agli stranieri che collaborino con l'antiterrorismo. La norma sarà inserita nel pacchetto predisposto dal sottosegretario con delega ai servizi segreti Marco Minniti. Il decreto antiterrorismo è stato rinviato al prossimo Consiglio dei Ministri mercoledì 28, ma sono almeno due i nodi da sciogliere che avrebbero già determinato l'ultimo rinvio. Uno di natura economica, 70 milioni di euro extra per i servizi segreti e per l'uso dell'esercito in strada. L'altro, più delicato, investe la sfera giuridica e riguarda l'attività degli uomini dei servizi. Gli agenti hanno attualmente alcune garanzie di tutela previste per legge, possono cioè commettere reati durante un'indagine. Reati non gravi, da cui per esempio è escluso l'omicidio. La nuova istanza allargherebbe il campo d'azione degli 007 e la possibilità per loro di mantenere la copertura anche se arrestati. In pratica, pur di non compromettere un'indagine, l'agente dovrebbe avere il permesso di mentire anche ai magistrati. A proposito di terrorismo islamico, ancora non si sa nulla dei due giapponesi e del fotoreporter, uno è fotoreporter freelance e l'altro è un contractor, che sono stati rapiti in Siria da appunto i guerriglieri del sedicente Stato Islamico. Come è noto, è stato chiesto per loro un riscatto di 200 milioni, ma il governo di Tokyo ha negato qualsiasi richiesta appunto di riscatto. Un percorso molto difficile quello per ottenere il rilascio, ha detto il ministro degli esteri di Tokyo. Ci sono più strade, ci stiamo concentrando nel valutare le informazioni ricevute, non ci arrenderemo mai, ha detto, li riporteremo a casa, ma l'ultimatum appunto lanciato dall'ISIS è ormai scaduto da più di 24 ore. Una notizia che invece riguarda due italiani, Tommaso Bruno ed Elisabetta Boncompagni, lo ricorderete, sono i due italiani che erano stati rinchiusi, condannati all'ergastolo e rinchiusi in un carcere indiano a Varanasi, una sentenza che poi è stata annullata dalla Corte Suprema indiana. Sono tecnicamente e anche fisicamente ormai liberi, lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore d'Italia in India, Daniele Mancini, e dunque stanno per rientrare nel nostro paese. Adesso noi invece ci spostiamo in Ucraina, perché dopo giorni di tensioni, di minacce tra i ribelli filorussi e il governo di Kiev, è strage a Mariupol, nel grande mercato centrale di una delle città più strategiche, perché collega la zona controllata dai ribelli filorussi alla Crimea, la regione che è stata annessa alla Russia il marzo scorso. Una bomba appunto è esplosa nel mercato, sono almeno 10 morti. Per adesso, in mancanza di immagini sulla gravità dell'attacco, ci possiamo affidare solo alle testimonianze verbali che arrivano da Mariupol, e queste parlano almeno di una decina di vittime. Una cosa è apparsa subito probabile: il lancio di missili Grad sul mercato della città ucraina avvenuto stamattina poteva essere la risposta del fronte secessionista alla strage di due giorni fa a Donetsk, costata la vita a 13 persone, provocata da un bombardamento governativo contro una fermata d'autobus, ma proprio i filorussi poco fa hanno negato ogni responsabilità per l'ultima strage. In ogni caso, il fronte separatista aveva subito annunciato l'interruzione di ogni contatto o trattativa con l'Ucraina, decisione poi celebrata presumibilmente con l'attacco di Mariupol. La città, con i suoi 500.000 abitanti, sorge lungo l'arteria strategica che collega le regioni orientali, sotto controllo dei filorussi, alla Crimea, tornata sotto giurisdizione di Mosca da meno di un anno. Terra ucraina, insomma, difficile da difendere per l'esercito. Il presidente Poroshenko ha
settembre era riuscito a strappare una tregua, ora di fatto saltata. L'aeroporto è già nelle mani degli scissionisti che puntano alla conquista totale di Mariupol, così come dopo 240 giorni di assedio è capitolato anche lo scalo aereo di Donetsk, alla fine di una battaglia come non se ne vedevano in Europa dal 1945. La guerra poi è anche di cifre sulle vittime recenti dello scontro che da aprile dello scorso anno ad oggi ha già ucciso più di 5.000 persone. Nelle ultime 24 ore i ribelli annunciano l'uccisione di almeno 50 soldati governativi, per Kiev non sarebbero più di 3, dopo scontri a fuoco e bombardamenti sempre intorno a Donetsk. Una guerra da 5-7 milioni di dollari di costi al giorno per l'Ucraina, una guerra sporca come quasi tutte, dove ora sarebbero anche entrati in scena gruppi di sabotatori e di intelligence militare di Kiev, chiamati ad eliminare figure di spicco della comunità ribelle su tutti, amministratori locali e politici vicini, idealmente alla madre Russia. Ieri da Mosca Vladimir Putin ha denunciato apertamente l'inizio di una grande offensiva militare da parte di Kiev, evidenziandone i rischi immediati e futuri. I russi e la NATO ne parleranno a Monaco di Baviera il 6 febbraio prossimo durante una 2 giorni di incontri che mirano a far tacere nuovamente le armi e a ripartire con il piano di trattative siglate nel cosiddetto accordo di Minsk solo pochi mesi or sono. Adesso ci alleggeriamo un po' con notizie relative al calcio. Oggi comincia ufficialmente il girone di ritorno del campionato e questa sera c'è il big match all'Olimpico tra Lazio e Milan. Scherzi del calendario. Nel giro di appena 4 giorni Lazio e Milan si troveranno di fronte 2 volte. Martedì prossimo a San Siro per i quarti di Coppa Italia. Stasera invece nella sfida che più conta si affronteranno allo Stadio Olimpico dopo che alle 18 Cagliari e Sassuolo avranno aperto di fatto questo girone di ritorno. Di certo un ulteriore eventuale passo falso potrebbe far precipitare la situazione in casa rossonera. Inzaghi è in piena emergenza, avendo perso in settimana De Sciglio e Zapata in difesa, oltre lo squalificato Ramy e De Jong a centrocampo. Il tecnico, indispettito dalle critiche piovutegli dopo lo stop interno con l'Atalanta, è però certo che i suoi ragazzi sapranno gettare il cuore oltre l'ostacolo. Vestire la maglia del Milan è qualcosa di unico, che bisogna tenersela stretta, che bisogna rappresentare ai massimi livelli questa società che è una delle prime al mondo. In casa Lazio Stefano Pioli spera di recuperare in extremis Biglia e De Vrij. Il tecnico chiede alla squadra quella continuità mancata negli ultimi tempi. Solo così si potrà centrare l'obiettivo europeo per la prossima stagione. Non credo che saranno sufficienti altri 31 punti nel giorno di ritorno per entrare in Europa. La nostra mentalità è sempre quella di cercare di crescere, di migliorare partita per partita. Domani riprende invece la lotta al vertice tra Juventus e Roma, con i bianconeri favoriti da un calendario che li opporrà in casa a un Chievo in piena lotta a salvezza. La vigilia di ieri a Vinovo ha avuto quale momento clou la visita di Antonio Conte ai suoi ex ragazzi, servita anche a ricomporre le frizioni tra il CT Azzurro e la società. Nel posticipo serale invece la Roma è attesa dalla delicata trasferta di Firenze, dove torna a giocare l'ultimo acquisto Gilardino. Rudy Garcia spera in quel successo che permetterebbe di non perdere ulteriore terreno dalla Juve, mettendo anche a tacere le voci di uno spogliatoio spaccato. Con in tribuna il neo acquisto croato Marcelo Brozovic, anche l'Inter di Roberto Mancini cercherà contro il Torino quel successo che la rilanci in zona europea. Tra pochi minuti invece a Roma il neo acquisto della Sampdoria, Samuele Eto'o, sosterrà le visite mediche e domani riceverà l'abbraccio dei suoi nuovi tifosi prima del match tra i blucerchiati e il Palermo. Nel posticipo di lunedì sera invece il Napoli affronterà il Genoa allo Stadio San Paolo. Noi invece affrontiamo qualche minuto di reclame e poi torniamo in diretta con tutti gli aggiornamenti. Eccoci nuovi in diretta, non ci sono notizie di particolare rilevanza da dirvi. Appuntamento come sempre con noi alle 13.30 domani. Ora vi lascio a Raffaella Di Rosa, il nostro TG Cronaca. Dunque restate con noi, vi auguro una buona giornata.